Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo video. Allora, per me oggi è venerdì 7 gennaio e oggi c'è a casa anche mio marito stamattina, quindi abbiamo intenzione di togliere l'albero perché ieri ho tolto tutte le decorazioni sia dalla cucina che dal soggiorno. E però ancora devo pulire e arredare di nuovo perché ieri le ho tolte che era tardi e quindi le ho tolte soltanto e basta. E poi, dato che siamo in due, almeno l'albero riusciamo a toglierlo sicuramente prima, ci sbrighiamo. Quello che odio fare di più è togliere le luci e odio sia metterle che toglierle, quindi è proprio un lavoraccio, però in due sicuramente facciamo prima. E poi pomeriggio volevamo uscire perché dobbiamo andare da Bricomen perché si è rotta la tapparella del bagno e quindi mio marito deve andare a prendere dei pezzi così li sostituisce. E mi ha spiegato che si è rotto il cintino che tiene legato la tapparella al rullo. E quindi deve cambiare questo pezzo e lo fa lui direttamente perché comunque è un lavoro molto semplice, quindi lo fa lui così almeno ci risparmiamo dei soldini. E niente ragazze, noi ci mettiamo subito all'opera e così poi arrediamo un po' di nuovo tutto il soggiorno. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Ecco qui ragazzi, allora noi abbiamo anche già pranzato, comunque vi faccio vedere come ho sistemato. Allora qui su questi tavolini ho cambiato semplicemente la candela, prima c'era quella rossa e ho messo questa qui bianca così. Eccoli qui. Sul divano ho cambiato il cuscino, ho messo questo qui bianco. Poi qui sulla cornice, dove c'è la cornice, allora ho messo queste due candele che c'erano anche già prima con il sottopiatto di Ikea. Poi di qua invece c'è questo solito vasetto con i rametti di eucalipto. Poi questo profumatore e questo qui che ho preso da Maison du Monde. Qui invece dove c'è questo cestino ho lasciato i fiori di cotone insieme ai rametti in legno perché mi fanno tanto inverno, quindi li ho lasciati, mi piacciono tantissimo. Qui invece sul mobile della TV ho messo la mia amatissima lampada che avevo preso su Amazon e di qua c'è questa sveglia che è un pochettino più shabby come anche quel vassoio.
e quel vassoio lo voglio cambiare assolutamente perché non mi piace più. La sveglia invece devo dire che mi piace ancora, quindi non so se cambiarla oppure no, anche se comunque non sta male con tutto l'arredamento, perché io quando abbiamo preso casa, noi questa casa l'abbiamo presa 1 anno e mezzo fa. Ero più proiettata per l'arredamento shabby, anche perché la casa in affitto l'avevo arredata con questo stile shabby. Adesso invece mi piace molto di più lo stile nordico, diciamo, e quindi non so se tenerla o toglierla, comunque vediamo. Poi di qua invece ho messo questo solito piattino in legno che avevo prima con la candelina bianca, questa bottiglietta e questa brocca di Ikea con questi rametti verdi. Nella parte di sopra invece c'è questa cassettina in legno che è di Ikea, che c'era anche prima, e poi vabbè l'alzatina con una piantina grassa. E invece su Shein ho preso questo calendario così in legno che mi piace tantissimo. Non ricordo quanto l'ho pagato, però se trovo in caso il link ve lo lascio giù in info box. Comunque mi piace veramente tanto. E questo qui l'avevo comprato prima di Natale, però l'ho tenuto posato per metterlo adesso. E ha tutti questi fogliettini così, diciamo, che si girano. Poi dove c'è questo mobiletto ho sistemato così. E invece qui dove c'è quest'altro mobile alto che alla fine l'abbiamo lasciato dietro il divano perché presto monteremo la vetrina, anzi spero di riuscire a montarla già domenica e se tutto va bene speriamo. Quindi questo l'abbiamo lasciato così dietro al divano perché ci piace tantissimo. Invece il mobile dell'entrata l'ho lasciato sempre così perché comunque avevo aggiunto soltanto 2 candeline rosse. E quindi basta così. Adesso vi faccio vedere anche la cucina. Ed ecco qui la cucina senza le decorazioni di Natale. Eccola qui. Comunque vi devo ringraziare ragazze perché mi fate sempre tantissimi complimenti per questa cucina, vi piace tanto e quindi grazie di cuore a tutte. E di solito mi chiedete di che marca è, come mi trovo, se abbiamo avuto problemi quando sono venuti a montarlo oppure quando sono venuti a prendere le misure. Allora, noi ci troviamo molto bene, questa è una cucina Lube. E non abbiamo avuto per adesso nessun tipo di problema. È da 1 anno e mezzo che ce l'abbiamo e che la usiamo sempre, tutti i giorni, e però ci troviamo molto bene. E quando è venuto il geometra a prendere le misure, è stato bravissimo perché le ha prese perfette, perché di solito ci hanno detto i ragazzi che sono venuti a montarla e capita che sbagliano. E quindi poi si deve aspettare che rifanno magari il pezzo, che lo riordinano e quindi c'è da aspettare, ma per fortuna non ci è andata bene, ecco, quindi meno male. Come vedete non è una cucina grandissima, ma è di 3 metri e 6 e poi c'è anche questa parte qui dove ci sono le 3 ante. E queste 2 mensoline. Comunque, noi ci troviamo veramente molto bene, quindi ve la consiglio sicuramente. We used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you.
Eccomi qua ragazze, allora è il giorno dopo e allora ieri poi siamo andati da Bricoman e poi siamo andati anche a fare un giretto da Casa Shops e ovviamente ho preso qualcosina, ho preso due candele, però una l'ha voluta prendere mio marito, quindi ve lo dico, non sono stata, non è colpa mia e comunque adesso ve li faccio vedere subito. Allora ragazzi, ho preso questa candelina così beige, non so se riuscite a capire il colore, comunque è sul beige. È da tanto che la volevo di questo colore e l'ho trovata solo da Casa Shops. E comunque mi piace tantissimo, l'ho messa di fianco a questa piantina sopra queste riviste e l'ho sistemata qui così. E questa invece è la candela che vi dicevo che ha voluto prendere mio marito, così nera, e l'abbiamo messa sopra la stufa. Allora, questa qui, come vedete, ha lo stoppino diverso, è questo qui piatto, infatti è quella che fa il rumore dello scoppiettio del fuoco e devo dire che si sente veramente tanto. E non pensavo, ma invece è veramente molto molto rilassante. Quando c'è del silenzio in casa si sente tantissimo e poi fa un profumo veramente buonissimo, si sente tanto. Comunque c'era sia nera che bianca e anche grande e piccola. Noi abbiamo preso questa piccola che è costata 3,95 euro, invece c'era quella grande che veniva 4,95 euro ed era quella grande con due stoppini. E comunque c'era anche bianca cioè la candela bianca e il barattolo in vetro, però noi stavolta abbiamo preso quella nera così per cambiare un po'. Vi faccio vedere ragazze anche questa torta che ho fatto per il mio canale di cucina. E per chi non lo sa, ho anche un canale di cucina che si chiama Una favola in cucina. In caso vi lascio il link diretto del canale giù in info box. Comunque ho fatto questa torta che si chiama torta all'acqua, è una torta molto molto semplice e si fa in 10 minuti. E gli ingredienti sono acqua, zucchero, olio di semi, farina e lievito. Come vedete, infatti non ci sono le uova. E infatti anche per questo qui in superficie si è un pochettino rotta perché di solito l'uovo tende a legare il tutto e invece stavolta dato che non c'è risulta diciamo l'impasto molto molto più morbido e quindi un pochettino si è rotta. Ancora non l'abbiamo assaggiata, però magari pomeriggio per merenda una fettina la mangeremo e poi vi faccio sapere com'è. Comunque se in caso vi interessa il video lo farò uscire venerdì alle 16. Ragazze, vi volevo far vedere questa candela che ho messo qui in cucina, così dopo che finisco di cucinare mi profuma un pochettino la cucina. Allora, è veramente buona e ho buttato l'etichetta perché l'ho già provata ieri sera, infatti vedete che l'ho già accesa. Però adesso vedo se la trovo un attimo al computer e ve la faccio vedere perché non mi ricordo nemmeno la fragranza. Comunque non è grandissima, ma è veramente buona. Profuma anche da spenta tantissimo, quindi profuma lo stesso la cucina e da accesa ancora di più. Quindi mi piace tantissimo. Adesso vedo se la trovo su internet così ve la faccio vedere e l'ho pagata 1,99 euro. Ecco ragazze, sono riuscita a trovarla. Allora, è questa qui della Glade, spero si dica così, non lo so. Comunque è questa, ed è quella piccola, infatti c'è scritto candela mini ed è da 70 grammi. La profumazione è alla vaniglia. Comunque se la trovate questa ve la consiglio perché è veramente ottima. Anzi, fatemi sapere se, l'avete già provata, se la conoscete. If
Eccomi qua ragazzi, allora, tapparella aggiustata, funziona benissimo. Io mi sono messa un pochettino qui al computer così comincio a editare questo video. E comunque sotto l'ultimo video che ho pubblicato siete state veramente curiose per quanto riguarda il fornetto della G3 Ferrari, quello per fare la pizza. E mi avete detto quasi tutte che volete vedere come funziona, magari in un video. E alcune di voi mi hanno detto che ce l'hanno già e che si trovano molto molto bene, altre invece mi hanno detto che vorrebbero acquistarlo e quindi presto vi farò magari un video dove facciamo la pizza insieme, così vi do anche un'altra ricetta della pizza che ho provato, ho fatto ancora soltanto una volta ma è venuta benissimo ed è una pizza con 3 grammi di lievito e allunga lievitazione e ad alta idratazione, quindi ed è molto molto facile e io l'ho fatta a mano ma si può fare anche in planetaria, comunque è molto molto facile e almeno così vi do anche la ricetta. Noi giovedì l'abbiamo provato, il giorno della Befana, abbiamo fatto una pizzata, eravamo io e mio marito, ma ci siamo divertiti tantissimo perché poi con il fornetto acceso c'era un odore di pizza in tutta la casa veramente buono, che sembrava che eravamo in pizzeria davanti al forno a legna. È molto molto bello, poi c'era anche il calore che ti arrivava in faccia quando si apriva, quando era chiuso no, però quando si apriva c'era quel calore, quell'odore, bello veramente, e quindi ci siamo divertiti. L'unica pecca diciamo di questo fornetto è che le pizze devono essere cotte una alla volta, però se si fanno fino a 3 pizze rimangono molto molto calde, quindi fino a 3 pizze si possono fare diciamo tutte in una volta, poi magari cominciano a raffreddarsi. Noi abbiamo fatto così, mio marito cuoceva una pizza e nel frattempo io ne farcivo un'altra e poi le mangiavamo a mano, così almeno erano belle calde. Poi alla fine ne abbiamo fatto anche una con la Nutella e l'abbiamo mangiata a merenda. Comunque ci è piaciuto tantissimo, la pizza è molto molto simile a quella napoletana, ovviamente non è uguale, però si avvicina parecchio, invece con il forno di casa normale non si può fare assolutamente, quindi ottimo e quindi presto vi farò un video. Comunque ragazze, la torta l'abbiamo anche assaggiata dopo pranzo ed era buonissima e si sente che ovviamente manca l'uovo e infatti era molto molto umida, però devo dire che è una buona alternativa magari per chi vuole fare una torta e non ha le uova in casa, oppure anche per chi non può mangiare le uova, è una buona alternativa, molto molto buona. Comunque ragazze, io adesso chiudo qua questo video, vi saluto, vi mando un bacio enorme, se vi va vi aspetto giù nei commenti e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Il prossimo video sicuramente sarà quello della vetrina. Ciao!